saggio parla chiaro, quindi ci prepariamo insieme per trascorrere il sabato sera insieme al mio ragazzo. Attualmente sono le 7.38 e lui mi basta prendere per le 8. Devo dire alla fine che non sto messa neanche troppo male. Come prima cosa andiamo a fare i capelli perché per stasera li volevo mossi. Ore 19.44 e ho già fatto metà testa. Comunque ancora non vi ho detto dove mi porta, ma oggi facciamo qualcosa di diverso, non è una classica uscita, diciamo. Andiamo prima a mangiare fuori in un ristorante dove non siamo mai stati, quindi lo proveremo per la prima volta. E poi, dato che fa veramente freddissimo stasera a Roma, abbiamo deciso di andare a giocare a bowling. E di solito non ci andiamo mai perché faccio veramente schifo a giocare a bowling. E dato che sono una persona molto competitiva, io odio perdere. Però mi sa che stasera mi tocca. L'unica cosa che mi consola è che non c'è solamente il bowling, ma anche tutte le altre sale giochi, quindi faremo un po' bowling, un po' sale giochi. Capelli fatti, li devo aprire, ma qui non ho la H, quindi non so quanto dureranno. Sono le 7.53 e Vincenzo mi ha mandato un messaggio dicendo che è in ritardo, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo per prepararci. Vado a ritoccare un po' il make-up perché sono un po' sfatta. Ho proprio voglia di struccarmi e ritruccarmi, quindi ci tocchiamo sopra e andiamo a sistemare un po' il tutto. Comunque pensandoci non vado in una sala giochi tipo da non so quanti anni, cioè oggi voglio provare a vincere tipo un pupazzo gigante da portare a casa. Diamoci un po' di colore con il bronzer. Stasera voglio proprio farmi carina per il mio ragazzo che non vedo tipo da 3-4 giorni. Con il make up diciamo ci siamo, metto un po' di illuminante perché devo essere la sua stellina preferita. L'unica cosa che mi manca sono le labbra, che non so proprio come farle perché il mio ragazzo odia il gloss, io invece lo amo. Quanto vi lamentate voi ragazzi, vi dà fastidio l'effetto glossato, però è bello da vedere. Quindi metterò il gloss. Prima un po' di rossettino, poi andiamo di gloss. Fissiamoci, lui mi ha scritto che arriva tra 10 minuti. Cioè guardate, non mi so portare manco il profumo, Per quanto riguarda l'outfit, questa è la base, sotto ho messo anche la canottiera perché sono un po' freddolosa, maglietta così trasparente di Intimissimi e sotto ho messo dei pantaloni a zampa. Andiamo ad aggiungere questa semplicissima felpa, però secondo me è molto carina, di Patrizia Pepe, dietro è fatta così. Forse devo metterla prima di truccarmi e fare i capelli, vabbè, comunque eccola, secondo me è stracarina e comoda. E sotto vado a mettere le Samba. Ok, mi ha scritto che è arrivato, quindi esco e se vi va vi aspetto nell'altro social per scoprire chi vincerà a bowling. Sicuramente lui, però mai dire mai. Mai dire mai.